Buongiorno ben svegliati e bentornati a Prima di Tutto. Questa mattina dopo la rassegna stampa ritroveremo Gianmaria De Paulis e la sua rubrica dedicata all'informatica e alle nuove tecnologie. Poi conosceremo il nuovo sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre. Cominciamo subito, vediamo che tempo farà nelle prossime ore poi la rassegna stampa. Previsioni in Abruzzo. Al mattino sereno su gran parte del territorio regionale. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone appenniniche. Poco nuvoloso sulle zone costiere. Tra sera e notte variabile con rovesci di pioggia moderati o intensi sulle zone interne e sui rilievi. Nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle conche aquilane e marsicane. Tra 26 e 29 gradi sulle pianure adriatiche. Venti deboli settentrionali. Mare quasi calmo o poco mosso. In provincia di Teramo, al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle aree appenniniche, poco nuvoloso sulle aree costiere. Tra sera e notte variabile con rovesci di pioggia moderati o intensi sulle zone interne e sui rilievi, molto nuvoloso sulle zone marittime. Temperature stazionarie, massime comprese tra 25 e 28 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 24 e 27 gradi sulle coste. Venti deboli settentrionali, mare poco mosso. Ed eccoci alla rassegna stampa di questa mattina, iniziamo con il quotidiano Il Centro. Dalla prima pagina, io innocente per otto mesi in cella, il racconto di un imprenditore giuliese assolto nel processo di appello dall'accusa di rapina in primo grado era stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione. Il ballottaggio a Roseto di Girolamo e Pavone si contendono i voti della Ciancaione. Nelle cronache i tagli del decreto Lorenzin la ASL tenta di salvare neurochirurgia a Teramo. Salvata dalla Croce Rossa, ora è volontaria si parla di una ragazza di Atri. Giunta a Teramo il caso Tancredi, Paolo mio fratello doveva restare assessore. Le notizie nazionali ed internazionali, la sfida del terrore, incubo, attentati in Francia, l'Europa in ansia per il calcio, città già blindate in attesa del via di Euro 2016, task force di 90.000 agenti per la sicurezza. Intanto ad Istanbul un'altra strage, autobomba, fa 11 vittime, preso di mira, bus della polizia in pieno centro. Comunali verso il ballottaggio sul voto, guerra di cifre tra Grillo e Idem. Il garante del movimento, risultato storico, replica Orfini, propaganda, minoranza PD. Il partito cambi oppure muore. Andiamo alle notizie dall'Abruzzo: i consiglieri più votati nei comuni. Chi ha vinto al ballo delle preferenze? Le urne premiano vecchie volpi come Di Clemente e giovani promesse come il Bastese del Casale. Molto bene le donne. Dalla provincia di Teramo, la sanità che cambia gli effetti del decreto Lorenzin, la ASL tenta di salvare neurochirurgia. Ultimi ritocchi al piano di riordino degli ospedali. Si spera di evitare il declassamento dello storico reparto del Mazzini. Scongiurati altri tagli, salve al Mazzini le unità complesse di cardiochirurgia, gastroenterologia, radioterapia e chirurgia toracica. Il caso Testimone cade in tribunale e cita il Comune per danni. Dal 16 giugno viaggi low cost anche con Flixbus, previsti collegamenti da Teramo per Roma, Ancona e anche per Pesaro. La politica a Teramo Paolo Tancredi, mio fratello, doveva restare nella giunta, il deputato del nuovo centrodestra sfido chiunque a dimostrare che Marco ha lavorato male come assessore. Il parlamentare si augura comunque che la nuova amministrazione possa andare avanti, intanto D'Ignazio sempre del nuovo centrodestra dice "Fracassa alimenta l'antipolitica" e il consiglio sul bilancio la maggioranza è ancora a rischio. Deleghe ai consiglieri, cambia lo statuto, la modifica sarà discussa in Consiglio, ma occorre una maggioranza dei due terzi, che Brucchi al momento non ha. Alternanza scuola-lavoro: gli studenti dell'Einstein, a scuola di eventi nell'Ateneo. L'AZU punta al risparmio e salva le borse di studio. L'azienda per il diritto allo studio si trasferisce nella sede dell'università. Il presidente Berardinelli Puntiamo a potenziare i trasporti per gli studenti. Domani alla Delfico il comitato del Senonora Quando celebra nove donne teramane. Assalto al blindato, premiati i carabinieri e encomia i militari del nucleo informativo che indagarono sugli scontri in piazza San Giovanni. Summer Cup con 200 baby calciatori, il torneo dedicato a Carmine Rodomonti torna a Teramo dal 24 al 30 giugno prossimi. L'incidente a Venezia, camionista morto dopo l'autopsia, il rientro ad Atri. Si spara ai cinghiali, ha approvato il piano di contenimento nella prima fase, si caccerà fino al 10 luglio. Nelle macro aree seguiranno altri due periodi mirati in base ai danni alle colture. Benessere animale e legislazione. Gli studenti americani all'IZS arrivano dall'Ateneo della Pennsylvania con un corso di formazione. Desiree del, giovane, del Giovine fonda il gruppo Le Leonesse di Fitto, è un gruppo che sta nascendo a livello nazionale. Colonnella, dopo il voto. Resa dei conti in casa PD sotto accusa la decisione del candidato Pandolfelli senza passare per le primarie. Dall'altra parte gioisce il riconfermato Pollastrelli, premiata la nostra azione, dice. Annereto riprendono dopo due anni i lavori nell'ex stadio Menti. Intanto il Movimento 5 Stelle getta ombre sul bilancio e dice il rendiconto è viziato da diversi rilievi del Revisore Contabile. Incontro con Pepe Mariani sulla salute del vibrata. L'iniziativa è stata promossa dal PD di Martinsicuro a Tortoreto Piotta al Festival della Birra. Il rapper romano si esibirà in un concerto gratuito di due ore. La storia, assolto in appello, otto mesi in carcere da innocente, imprenditore arrestato con l'accusa di aver rapinato l'uomo che gli doveva dei soldi. Per i giudici il fatto non sussiste. Anarchici fermati al concerto della polizia, siamo sempre a Giulianova, hanno essato uno striscione con la scritta Assassini, ma sono stati subito bloccati dagli agenti. A Mosciano, in 250, alla corsa dell'amicizia, la prima edizione del Memorial di Ottavio, vinto da Raya e Mancini. A Roseto, verso il ballottaggio di Girolamo, non cerco alleanze. Pavone invece non esclude apparentamenti con una o più liste che hanno sostenuto la candidatura di Ciancaione. La coalizione civica, Sott'anelli, orgogliosi del risultato delle nostre liste. Salvata dalla Croce Rossa, ora diventa volontaria ad Atri, la ragazza soccorsa durante una nevicata era attaccata ad un macchinario salvavita fuori uso. Ed è tutto per la provincia di Tesamo. Adesso leggiamo le principali notizie che arrivano dalle altre province Abruzzesi. Iniziamo da quella di Pescara, sia nella pagina del Comune di Montesilvano che nella Pagina principale di Pescara è riportata la stessa eh, notizia che è accaduta a Montesilvano: appunto, abusi negli alloggi popolari. Primo caso in città: esce per poche ore e gli occupano la casa. Ha dovuto attendere qualche settimana un cinquantenne per rientrare nell'abitazione dell'Ater di cui è legittimo titolare. La stessa notizia la vedete anche a eh, Pescara, nella cronaca di Pescara. All'Aquila, San Benedetto dei Marsi: violenza shock su una turista americana, processo a settembre tre minorenni a processo per abusi sessuali su una 17enne costretta a bere vodka, scagionato un quarto giovane. A Sulmona verso il ballottaggio per la Casini e Dimasci il nemico è l'astensionismo. A Chieti, tragedia a Rocca San Giovanni, muore a 69 anni nello scontro frontale. La vittima è un pescarese. Lo schianto in mattinata nel pomeriggio si aggrava. Un altro incidente ad A Tessa, novantenne, rimasto ferito. Per la cultura e gli spettacoli, il libro La Via Appia nascosta da Roma a Brindisi fra pastori e cemento. Paolo Rumiz racconta i suoi 29 giorni di cammino lungo la direttrice romana, dimenticata e anche rovinata. Andiamo allo sport, c'è come sempre lo speciale dedicato a Euro 2016. Andiamo allo sport abruzzese. Iniziamo con il calcio di Serie B. Lanciano per la salvezza serve un altro miracolo. Deve vincere con quattro gol di scarto in un aree gremito da 20.000 spettatori. Parliamo del ritorno dei playout a Salerno. Playoff invece domani Trapani-Pescara, Sebastiani, non mi fido, sarà una battaglia, il Presidente minacce dalla Sicilia, fesserie col club, abbiamo ottimi rapporti e c'è anche chi non dorme per il biglietto, notte insonne per un gruppo di cepagatti davanti ad una rivendita cittadina. Vigilia avvelenata, la squadra viaggerà con gli agenti della Digos, minacce sui social, dalla contaminazione dei pasti alla notte insonne in albergo, il DS Granata Foggiano, mi sembra di sognare, state tranquilli, noi siamo corretti. L'ambiente a Trapani, noi ci crediamo, i siciliani preparano la grande Bolgia, provinciale pieno, allestito di nuovo un maxi schermo. Per la Lega Pro Teramo sondaggio per Alto Belli e Carcalis ufficializzato il ritorno di Grilli come preparatore dei portieri. Per me dice è come tornare a casa. L'Aquila, la Figgicino scioglie il nodo ripescaggio, rescisso intanto il contratto di Perna, volley di Biuno, Altino, Ingaggiate, Vescovi e Montenegro. Promossi e eh, bocciati, indiscrezioni e anticipazioni sul bilancio di fine stagione dell'AIA, parliamo di arbitri, Di Martino sale in serie B, Ursini rischia, pronta la Menicucci, il direttore di gara di Pineto Paterno potrebbe pagare l'errore della finale playoff di eccellenza tra gli assistenti Basile Di Chieti e Micaroni di Pescara destinati al salto dalla Candi alla Lega Pro. Scherma di Pier Domenico Marinucci Galvan e Santucci al trofeo Croni agli Abruzzesi. Al via per l'Atletica e i migliori giovani in passerella nel fine settimana a Bressanone. I campionati juniores e promesse per il basket di Serie B Amatori. Serve una notte da Leoni per sognare la 2. Stasera a Montegranaro la gara 5 della finale playoff. Coach Salvemini c'è equilibrio, saranno decisivi i dettagli. Roseto prepara l'Assemblea per decidere il futuro, il patron di Sante in settimana la svolta Allen sarà premiato come miglior straniero della A2. E infine l'Ortonesi Nicolai dopo l'Europeo punto alle Olimpiadi. Ed è tutto per il quotidiano Il Centro, adesso andiamo in pubblicità e poi leggeremo insieme gli altri due quotidiani locali. E proseguiamo la rassegna stampa con il quotidiano La Città. Roseto, il PD non vuole parenti. Porte chiuse alla Ciancaione in vista del ballottaggio. Nell'urna anche la rivincita per le primarie saltate. A Giulianova, urla e striscioni, mentre la banda suona al festival Blitz Anarchico al concerto della polizia che si è svolto ieri sera a Giulianova. Navarra al parco, via libera dell'ANAC. D'Alfonso e Cialente anticipano il parere di Cantone. A Pescara arriva la mega ruota panoramica, sarà alta 42 metri e sarà fruibile fino al prossimo gennaio. Cuzzi porterà in alto il nome della città. All'Aquila sotto sequestro una casa a luci rosse in piazza d'Armi, la proprietaria è stata denunciata con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento. Detenuti lunedì SITIN davanti al Consiglio regionale per la nomina del garante per Maurizio Acerbo e Vincenzo Di Nanna. La legge è inapplicata da cinque anni e il ritardo danneggia l'intero sistema. Roseto al ballottaggio, la rivincita: primarie, del PD, primarie PD direttamente eh, nell'urna. Premio di maggioranza: chiunque vincerà il ballottaggio avrà comunque il premio di maggioranza del 60% dei consiglieri. Abbellante Vincent Fanini benedice anche la vittoria di Melchiorre, il coordinatore di Forza Italia, svela l'accordo tra democratici e centrodestra. I Dem chiudono la porta ad ogni ipotesi di apparentamento, e torniamo a Roseto: Sabatino Di Girolamo e l'onorevole Ginoble si preparano al ballottaggio. Il bilancio, elezioni agrodolci per la sinistra italiana a pesare sono soprattutto le sconfitte di Basciano e Roseto. La crisi in comune rischiano di saltare anche i consiglieri delegati, scontro aperto tra i capigruppo sulla novità annunciata dal sindaco che implica una modifica allo Statuto, ostruzionismo, contrari, PD, Teramo Cambia, 5 Stelle, gruppo misto e anche la civica al centro per Teramo schierata con l'opposizione. I tre probabili consiglieri delegati sono Silvio Antonini di Futuroin, la consigliera di Teramo soprattutto Alessia De Paulis e il consigliere di Teramo soprattutto Alberto Covelli. Lo statuto nelle regole di funzionamento del municipio non è prevista la figura del consigliere delegato. La surroga nel question time previsto l'ingresso della De Luca al posto dell'assessore eh, Fracassa di Futuro In. Il processo cade in tribunale e chiede i danni al Comune di Teramo. Nuova giunta di Teramo nel mirino. Nuovi assessori. Manola a testa bassa anche contro Canzio allo sport. L'esponente democratica critica il delegato per il suo coinvolgimento nella eh, pallamano eh, femminile. E, eh, Manola Di Pasquale ha criticato l'assessore, il, eh, il nuovo assessore Canzio, ieri eh, nel corso eh, di un'intervista. Come ricorda anche il quotidiano La Città, rilasciata ai nostri eh, microfoni. Navarra al parco, via Libera. Dall'anticorruzione. D'Alfonso anticipa il parere di Cantone sull'incompatibilità e Cialente conferma l'ok ok sulla nomina. Il fatto la bravata dei ragazzi delle medie dai gavettoni di fine anno al tuffo nel laghetto della villa. Spending review all'Azzu: taglia i compensi, auto blu e alla sede che si sposta al campus di Coste Sant'Agostino. Trasporti da Teramo a Roma ad un euro con la start-up dei trasporti Flixbus. Dal 16 giugno la compagnia avvierà i collegamenti anche con Ancona e Pesaro, prenotazioni in app e su internet. Appuntamenti la storia degli avvocati Teramani. Domani l'evento di Faisalotto e Del Foro. La caccia al cinghiale divisa in tre fasi. Dopo il parere favorevole dell'ISPRA, la provincia ha approvato il nuovo piano di contenimento. Rimborso dei danni per i danni alle colture. Lo scorso anno sono state presentate 316 domande da parte degli agricoltori per un totale di circa 270 mila euro. Penna, dopo 30 anni iniziano i lavori per l'irrigazione a Valvomano. Il sindaco Severino Serrani fa il punto dei primi due anni di amministrazione su scuole, opere pubbliche e manutenzioni. A Tortoreto un giovane tortoretano al cospetto di Obama, il 33enne Ernesto Di Giovanni, invitato dal governo USA nel programma del Dipartimento di Stato. Il festival I Bambini Vibratiani si riuniscono a Martinsicuro, successo per l'evento dedicato al gioco e eh, organizzato dalla Clematis. Scuola, settimana corta, polemiche sul questionario a Giulianova. Sempre Giulianova, blitz anarchico al concerto della banda della polizia. Protesta al grido di assassini per il caso Cucchi da parte di cinque ragazzi. Arriva l'estate, ma la spiaggia è sporca. La zona turistica a ridosso della foce del Salinello, colpita dal degrado, comune eh, disattento. Secondo il Movimento 5 Stelle, la situazione è inaccettabile e richiede un intervento immediato. A Silvi, piano regolatore in consiglio a Ferragosto. Il documento sarà finalmente discusso il 13 agosto per dare modo a tutti i consiglieri di studiarlo con calma. La storia salvata dalla bufera oggi è volontaria, ragazza di Atri, oggi è al servizio della Croce Rossa di Roseto. La morte del camionista Atri perde una colonna dello sport cittadino, l'autotrasportatore Guerino Pavone morto nello schianto in A4 a Venezia da sempre impegnato nell'atria calcio. L'incidente Guerino Pavone è morto lunedì pomeriggio dopo essersi schiantato con il suo camion in autostrada mentre andava. A Venezia il 57enne Atriano, padre di due figli, negli ultimi mesi aveva perso la moglie e prima ancora il padre. I funerali, non si conosce ancora la data della cerimonia, il rientro della salma previsto tra domani e dopodomani. A Pineto presentata la richiesta per il Consiglio su farmacia e conflitto di interessi, i consiglieri Assogna e di Pietrantonio chiedono la revoca del CDA e della delibera di affidamento alla pro-territorio. Per la cultura omaggio a Rossini con Ferranti, il giovane direttore venerdì in concerto a Morrodoro con l'Orchestra Sinfonica Abruzzese. Il libro L'Orgoglio delle donne del Comitato se non ora quando. Domani alla Delfi la presentazione del volume proprio delle SNOC. Sport Calcio Fabrizio Grilli, per me è un gran giorno. È ufficiale il ritorno della bandiera biancorossa nello staff del Teramo come nuovo preparatore dei portieri. Per quanto riguarda il mercato, si lavora alla coppia gol del Sant'Arcangelo Margiotta Guidone, 21 reti in tandem, oltre al centrocampista Doninelli, biancorossi interessata ai difensori Altobelli e Carcalis. Lega Pro playoff modificati dalla prossima stagione previste 24 squadre. Ieri nel corso del Consiglio federale ha approvato il cambio di regolamento. Parteciperanno 8 formazioni per girone. L'evento, calcio e sociale ingredienti della seconda edizione della Summer Cup. Oltre 200 ragazzi giocheranno in piazza Martiri per una settimana. Collaborazione anche con il mondo della disabilità. Ciclismo, Fidanza e Ricci si impongono al trofeo Bacà, vittoria su oltre 100 corridori presenti alla manifestazione, valida per l'Abruzzo Cycling Challenge. Atletica, lavomano, gran sasso, fa il pieno di medaglie a Sulmone. Per gli eventi Open Game via va in archivio la terza edizione, soddisfatti il presidente del CSI di Teramo de Marcellis che dice una manifestazione che ha regalato grande entusiasmo. E infine per la pesca il giovane Teramano Ferra Catena si qualifica per la finale nazionale. Ed è tutto anche per il quotidiano La Città. Adesso andiamo a leggere insieme le notizie pubblicate dal Messaggero. Sanità, c'è un solo ospedale super Pescara Chieti, dalla fusione nascerà l'unico presidio di secondo livello, la sorpresa contenuta nell'atto programmatorio della Regione stop all'ipotesi L'Aquila Teramo. Pescara Alessandro i libri come eredità, durante le sequie l'annuncio che la famiglia è disponibile a donare la ricca biblioteca dello storico che è morto durante un'escursione in Turchia. L'Aquila, sbocchi occupazionali, università al top tra gli atenei del Centro Sud. A tre anni dalla laurea, l'86% dei laureati in città trova un lavoro. Chieti, Civitella, torna l'immondizia due giorni dopo la maxi pulizia. Inutile il lavoro dei volontari impegnati a ridare dignità ad uno dei tesori di Chieti. Teramo, Chiarini, pronto a dimettersi, Canzio è fracassa, è tutto ok. La bufera sull'incompatibilità degli assessori del Brucchiter, il regista, non sono un tecnico. Volevo inglobare tutta la materia. L'assessore si difende attacco duro il PD, nessun conflitto, l'assessore Canzio in questo caso, nessun conflitto di interesse senza di me la palla a mano sarebbe eh, finita. L'AZU taglia i costi con la nuova sede, ridotti compensi alla dirigenza, collaborazione con l'università e sportello per gli studenti. Summer Cup Rodomonti in campo: 400 baby calciatori dal 24 al 30 di giugno. Il caso: centro per l'impiego irraggiungibile per i disabili. La tragedia: la salma di Pavone, l'autotrasportatore di Atri, tornerà nelle prossime ore per il funerale. Giulianova sfratto bloccato dal ricorso al TAR, famiglia si oppone alla decisione del comune e per la difesa si affida a due avvocatesse, ma il municipio ha deciso di resistere in giudizio e intende andare avanti nel provvedimento esecutivo. Giulianova per il calcio, il sindaco Mastro Mauro ha incontrato degli imprenditori, sempre Giulianova, detriti sulla spiaggia, la protesta dei 5 Stelle. Colonnella, nella giunta Pollastrelli, anche i dissidenti del PD, il vincitore assicura l'elettorato e non faremo eh, tutto nella massima trasparenza. Comunali a Roseto, la Ginoble regina delle preferenze, è stata la più votata di Girolamo. Può fare un monocolore con il PD. Sempre per Roseto di Girolamo Pavone, mosse da ballottaggio. Per lo sport, il calcio, la serie B, Pescara c'è un patto per la A. Dopo la trasferta di Vercelli c'è stata una promessa tra i giocatori di Oddo. Restare anche l'anno prossimo. L'allenatore vorrebbe due conferme eccellenti. La società pronta ad investire per Tenere Verre. I tifosi maxi schermi in via Pepe e piazza Salotto c'è cioè il disco verde. Per la Padula è scontro tra Napoli e Juventus, e intanto la Nazionale lo studia per un possibile appuntamento in azzurro. Lanciano il saluto alla B, questa sera a Salerno bisogna recuperare dall'1 a 4 dell'andata per sperare di conquistare la salvezza. Mister Maragliulo mette i puntini su lei, troppe assenze importanti nella gara in casa ed ora eh, si può ripartire. Lega Pro, Teramo, Cenciarelli e Scipioni verso l'addio. Dorazio potrebbe restare nel Mirino, Margiotta, Carcalis e Alto Belli. Per il basket di A2, l'amatori Pescara delle meraviglie tenta stasera l'assalto alla promozione. Calcio di Serie D, l'Aquila per il ripescaggio. Non è arrivata la fumata bianca. La Federcalcio non ha esteso la possibilità ai club sanzionati per responsabilità solo oggettiva. Ed è tutto per la rassegna stampa di questa mattina. Adesso andiamo in pubblicità e poi Troveremo Gian Maria De Paulis. E finalmente è finalmente tornato a trovarci, tanti gli impegni personali e professionali ogni tanto si ricorda di non noi. È vero, vero, vero. Gianmaria De Paoli si che ritroviamo anche con grande affetto anche in questa buongiorno, circostanza. Buongiorno, buongiorno e ben ritrovato Avete visto oggi quanto è bella il sole abbiamo qua in studio. Oh, eh, oggi allora, i del sole. il punto è questo che se qui continuiamo a vestirci in base al clima che troviamo la mattina ancora Sembra dobbiamo gringi, portare sta. le calze pesanti, calzettoni di, di lana, per cui cerchiamo di adeguarci alle L'estate che non arriva, però noi ci vestiamo estivi. Io sono entrato, un fascio di luce <ride> mi ha bagliato gli occhi e ho detto <ride> mamma mia il sole, no era Dorotea, questa è una dichiarazione <ride> <ride> fatta pubblicamente. <ride> <ride> Col capello, eh. Eh, vi porterei qua virtualmente sì. con i caschi così la vedete sta veramente oggi il sole, infatti, oggi c'è il sole: sì. durerà tra... fino a luna, come sempre. Sì. Però... Sì. ah tra l'altro eh. un'analisi che non vuole essere nessuna critica, ma solo una constatazione. Notate nelle vostre applicazioni app nei varie app che avete sul meteo. Bravo, che Spesso dillo, e volentieri, l'altra volta pure ce lo stavamo eh. dicendo. Eh, ovviamente, noi vediamo le, il meteo della, della città principale, insomma della nostra provincia che è Teramo. Poi andiamo a vedere il meteo, ad esempio, di una località che può essere: prendo una località più marina, un'Albadriatica piuttosto che un Tertoreto, un Giulianovo, un Roseto. E fateci caso: il più delle volte il meteo che è a Teramo è replicato spesso e volentieri anche su queste località. Però poi, come è successo questo fine settimana, purtroppo dopo l'una a Teramo c'erano gli scrosci d'acqua e in queste località qualche pioggerellina sì. ma nulla di grave. insomma. Tante volte questi sono anche problemi per quanto concerne eh, le attività turistiche, ricettive e ristorative, perché casomai si prenota un hotel, poi si vede sull'app che il meteo mette fulmini, tuoni e tempeste, eh, casomai si dice... La prenotazione arrecando un danno alla struttura ma poi casomai invece in quel territorio il sole c'era anzi io vi dico che sabato mattina domenica mattina molte persone erano in spiaggia anche a prendere il sole. Io ho visto diverse foto anche su facebook di gente esatto, che esatto quindi un, consiglio, mare, un consiglio non entrando nel merito dei dati verificate sempre se il meteo della località non, di, non capoluogo di provincia che state eh, vedendo è uguale al meteo del capoluogo di provincia, dove sicuramente ci sono delle stazioni meteo, mm. il dato è più preciso, perché a volte potrebbe essere che per una questione di gestione dei dati il dato del capoluogo di provincia venga poi generalizzato. Su Comuni, mentre in realtà ad esempio, ecco, località di mare il sole c'era e a Teramo purtroppo ma pioveva. Posso dare un consiglio un po' antico? Un consiglio un po' antico? Que quando non c'erano queste app, eh, i se andava sempre al mare. non uomo. solo si andava al mare, si partiva, se uno vedeva la pioggia, no, però io mi ricordo, si faceva così anche, vi vista proprio, mh, visto questo aspetto che stavi dicendo, che magari a Teramo pioveva ma al mare poteva esserci solo... Si telefonava ad un bar, ad un ristorante, la classica telefona, scusate che tempo c'è. <ride> no, beh, ma perché ricordiamo a <ride> e settembre. Si partiva lo stesso. Ma anche mi pare se, eh. settembre o luglio dell'anno scorso, parliamo del 2015, c'è stato, chiamiamolo tra virgolette, una sorta di class action di operatori. Eh, turistici del territorio, mi pare Emilia Romagna o comunque del nord, della parte più nord dell'Italia, che hanno in qualche maniera eh, eh, fatto un'azione legale nei confronti di queste società che fanno previsioni meteo, perché a volte il dato, non essendo un dato molto puntuale, ovviamente influisce su degli umori di persone che prenotano, annullano le prenotazioni e possono arrecare dei danni economici. Io ho notato che il dato, non dico l'applicazione, ma l'ho visto almeno su due applicazioni molto famose, che il dato che veniva riportato nelle località Alba Adriatica di cui permetteva di fare la ricerca era lo stesso dato di Teramo, ma in realtà una vocina insomma, in cui si diceva il dato per questioni di gestione è generalizzato su tutta la provincia, ha un senso. Detto così, ripeto, a Teramo chiamavo scrosci d'acqua e giù persone che facevano il bagno con un sole. Fantastico, riutilizziamo a volte il colpo eh. di telefono. Non che fidiamoci non al 100% di queste app. E, e partiamo proprio col discorso turismo perché ci avviciniamo È alle vacanze. Occhio! Quindi, primo paesaggio. Oh. Occhio. Occhio, quindi un, un inverno attenti ai virus sì. che vi criptano i dati, un'estate attenti alle truffe che purtroppo leggiamo spesso e volentieri sui giornali anche nostri locali. Se vi ricordate tipico di questo periodo, quindi tra metà giugno, luglio e settembre, che leggiamo anche sulle nostre, ripeto, testate giornalistiche locali, truffe, in che senso? Appartamenti fantasma, alloggi non conformi alle fotografie, mm. vacanze che non esistono, aerei charter organizzati che non hanno mai preso il volo. Mm. E da oggi cominciamo qualche piccolo consiglio per le varie tipologie, in maniera che stiamo un pochino attenti da quelle che sono le offerte su internet, perché ricordiamoci, le offerte ci sono. Mm, le occasioni ci sono ma veramente poi offerte esagerate o come dire tutto quello che luccica non è mai oro eh? quindi occorre in qualche maniera ehm, eh, approfondire vedere cioè se ti fanno pagare troppo poco devi diffidare se non altro devi approfondire se non altro devi approfondire, io sul troppo e troppo come, poco e come si può fare ad esempio se io trovo un'offerta su internet e trovo una casa in Sardegna a 200 euro per una settimana cioè per approfondire devo chiamare <ride> non, tanti, ci tanti, non ci credo no. neanche io dello Vabbè, dello per, di di, per dirla assurda Marco, però allora, c'è chi ci crede ci sono, come No, non è che chi ci crede, tante volte si è abbagliati sapete cos'è che si parte sappiamo che si spende 500, poi troviamo 450, poi 425 forse 375 in quella logica di abbattere il costo troviamo 250 euro Oddio, questo può essere l'affare ci focalizziamo su quello di 250 euro che può, secondo la logica è anche giusto, però verifichiamo prima di cominciare a spedire soldi inviare documenti, contratti eh, eh, carte prepagate tutta una serie di attività, perché guardate che le truffe purtroppo si nascondono in una maniera impressionante, tante volte capita che si trovano degli annunci anche su siti famosi, degli annunci di promozione di case vacanze, dove la casa è reale, ma chi fa la promozione di quell'annuncio non c'entra nulla con la proprietà o la gestione di quell'immobile, quindi organizza tutta una serie di informazioni di una casa reale, si vede su Google e tu si inviano i soldi per poi scompaiono queste figure e quando si va a ricontattare o si cerca di ricontattare Tramite altre vie, il titolare di quella casa ci risponde un'altra persona che è completamente ignara di quello che è successo. Quindi qualche piccolo consiglio e ce lo siamo ovviamente i lavoratori poi non si ritrovano. Eh, certo, non si ritrovano. <ride> scusate, è lì allora oggi cominciamo gli appartamenti fantasma, cioè voi prenotate un appartamento super offerta su qualche portale. E poi, buonanotte, dopo che avete inviato un acconto, avete pagato, andate lì, nulla di tutto ciò. Prima cosa, diffidate delle offerte vantaggiose. Quelle troppo troppo, troppo vantaggiose, ricordiamo Ma che alcune occorre garantire. Esatto, le vanno perché ovviamente bene. sono quelle poi che attirano l'attenzione più di tutti. Evitate di pagare eh, l'anticipo mediante eh, servizi di trasferimento di denaro su canali internazionali. Se uno sta in Sardegna, perché deve far pagare su un indirizzo, su un codice, su un IBAN di una banca che sta da un'altra parte del mondo? Capita a volte anche questo. O attraverso, carte, o attraverso ricariche di carte prepagate. Certo che se uno vi chiede di pagarvi tramite una ricarica io pure attiverei un pochino un sensore perché una ricarica se c'è alla fine un contratto di locazione estiva deve essere tutto tracciato la ricarica a volte viene utilizzata per altri tipi di attività un pochino più eh, tranquille vi dico di più che spesso non lo sappiamo Sembrerebbe, o comunque l'ho già constatato in alcuni eh, co contesti di carte prepagate, anche le carte prepagate possono avere collegato un IBAN come se fosse un conto corrente. Quindi anche qui, casomai non ci chiedono una carta prepagata, ci danno un IBAN che poi va a finire comunque su una carta prepagata. Non è che possiamo sapere tutto, però il trucco in questi casi è verificare tutta una serie di punti. Se i semafori sono tutti verdi, procediamo, ma se un semaforo non è verde, mettiamoci in allerta. Ritornando sulla, sulla scheda, tante volte vi inviano: cosa che purtroppo succede? Copie di documenti da parte del titolare o del venditore, non garantisce nulla, possono essere, non lo conoscete, non l'avete visto, l'avete sentito insomma, per voce tramite cellulare, ma soprattutto sappiate che i documenti si prendono tramite truffe internet. Se io faccio probabilmente una ricerca a carte d'identità e do alcuni parametri su Google, sicuramente mi escono dei PDF o delle immagini con delle carte d'identità prese da internet o qualcuno che le ha depositate e quindi a maggior ragione mi scarico quella carta e ve la invio. Quindi il fatto che mi invio un documento che possa essere una carta d'identità, una patente o quant'altro non è sinonimo di sicurezza. Ancora, verifichiamo l'affidabilità del sito dove abbiamo trovato l'annuncio. È ovvio che a volte questi annunci sono anche su siti molto importanti, tipo Subito, Kiji e quant'altri. Quindi se il sito è importante, verifichiamo un feedback su, da parte dell'utente. È un venditore, un po' come quando parliamo di eBay, è un venditore che ha fatto già altre attività, ha una valutazione, ha un feedback positivo. È ovvio che un feedback, feedback cioè una valutazione positiva, non è di 2-3 persone, ma deve essere di 50-60-100 persone. Quindi valutiamo l'affidabilità del sito e valutiamo l'affidabilità di colui che inserisce l'annuncio. Inviare sempre un piccolo acconto. Ci chiedono 800 euro, ma poi le acconto ce ne chiedono 600. No, ci chiedono 800 euro, un acconto 100 euro. C C C quello euro. è quello giusto, insomma. Esatto. È un rapporto normale. Esatto. Corretto, E Concettualmente, credo pure dal punto di vista legale, si tratta di una caparra. Non è che la caparra deve essere l'80% dell'importo. Eh. Non è più una caparra. Non è più una caparra, no. esatto. Poi insistere per un sopralluogo, su questa cosa ci batto. voi mi dite ma io mo in Sardegna come Beh, faccio? A un guarda, mi hai anticipato io lo so la come domanda, fate, come fate? Come fate? Ma ho se prenoto una vacanza all'estero, chi ci batte? Io ho due idee, vabbè all'estero parliamo di case fantastiche, io al momento mi limito all'Italia, all'estero diventa un po' più complicato, se, lo, casa, cosa più importante è intanto chiederlo e cercare di fissare un appuntamento e vedere la risposta dall'altra parte. Vi ho ascoltato, Dio ma non è possibile, non ci sono, sì ma forse... Quindi io chiederei subito un sopravvento. Valutare se intorno a quel territorio c'è qualcuno che conosco. Almeno, sapendo che c'è qualcuno che conosco, potrei mandarlo a nome mio, ma non tanto per vedere l'immobile, più che altro per vedere la se <ride> solidità, esiste, 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 se esiste un rapporto tra colui che me lo sta proponendo e l'immobile stesso. O se no, questa è un'opzione mia, nella terza delle ipotesi, chiamate il bar, ora me l'ha fatto venire in mezzo a Chiamate il bar, scusi, io vorrei affittare la casa della signora Tizekai in si quella via. Ma qua vicino a lei. E è la signora Caio, la proprietaria le chiedo perché non vorrei capitare in una truffa, perché poi tante volte succede che uno va lì, oppure quando contatta scopre che il proprietario non era quello che aveva messo l'annuncio e chi, chi ha messo l'annuncio è scomparso. Quindi anche fare un colpo di telefono in un bar lì vicino, tanto tramite Google Maps, vedete la cartina vi segnala le attività, un bar piuttosto che un ristorante. Un ristorante, un'attività pubblica. Una struttura, esatto, una struttura che offre un servizio pubblico. E così conosce tante persone, tra di loro ci si, conosce, ci si sente. Però il discorso del di sopralluogo è importante, perché già lì qualche volta succede che cade la linea telefonica. Basta fare la domanda sul sopralluogo per capire se dall'altra mm -hmm. parte c'è mm -hmm. la Guardi, sono io in Sardegna, tre sì. giorni per lavoro, tra dieci giorni posso passare a vederla. Mm -hmm. Già comincio a mettere in allerta. Non svellate nessun dato personale o nessun numero di conto corrente. Cioè, quando avete verificato tutte queste cose, eh, cominciate a contattare. Però questo voglio dire. Eh, però non sbaglio, perché poi È quando svelate i vostri no? dati e vi chiedono il codice fiscale, vi chiedono una copia di un documento per avere una conferma, e poi questi dati, se siamo in un ambito di truffa, vengono presi e casomai con questi dati vengono stipulati dei contratti da altre parti. Ricordate che 3-4 anni fa ci fu tutto un problema sull'attivazione dei contratti di Sky, perché molte persone andavano su internet, scaricavano codice fiscale, Copia di un documento si trovava, ma a volte serviva solo il codice fiscale effettuavano attivazioni di contratti e abbonamenti fiscali a persone che non ne sapevano nulla. Quindi prima di far girare i vostri dati, no, soprattutto no, no, i documenti, attenzione, attenzione. Altra cosa, la ricezione di un contratto, se vi inviano un contratto, non è indice di garanzia. I contratti oggi si scaricano da internet. No, ma si scrivono anche. Si scrivono, cioè, cioè, copia, incolla, ehm, cambio due cose e vi invia il contratto. Quindi anche qui il fatto che il contratto vi invia un documento che può essere falso, anche un numero di telefono, non, assolut non significa assolutamente nulla. Eh. Attenzione. Verificate pure che ci siano delle clausole vessatorie, nel senso che eh, quando ci sono clausole vessatorie nel contratto troppo a carico del cliente e meno a carico e quindi eh, dal parte del venditore o comunque della, di colui che affitta, anche qui ci sono delle normative di legge. Attenzione perché. Rischiate di, di firmare un contratto capestre. Cosa poi pratica? Selezionate le prime due righe dell'annuncio e mettetelo dentro Google o su un motore di ricerca generico. Ah, ok. Ah, vedete se è stato fatto lo stesso annuncio da altre parti. Vedete se è lo stesso annuncio ha gli stessi riferimenti telefonici o la stessa persona in termini di riferimento con cui parlate. B. Potreste anche vedere che casomai qualcuno che purtroppo è capitato in quella truffa critica quell'annuncio perché dice attenzione che questo annuncio qui è una truffa. Quindi le prime due righe dell'annuncio le mettete sul motore di ricerca. Mettete le virgolette, così Google farà una ricerca a frase esatta sulla parola. Quindi virgolette, incolla le due righe, virgolette, frase esatta e vediamo che cosa esce all'interno di Google. Altra cosa, prendete le foto dell'immobile e mettetele su Google Immagini. Non vorrei che poi scoprite che la casa dei vostri non sogni diventava o non esiste, è la casa di qualche famoso attore che vi hanno messo lì le foto per invogliarvi a prendere contatti. Posso dire una cosa? Avrete sicuramente capito che per prenotare una vacanza in Sardegna di una settimana, una casa attraverso internet, dovete cominciare a gennaio. Ma per questo fare... è vero, questo lo sulla Cominciando a gennaio, capito. forse a maggio riuscirete gennaio, a capire. Febbraio, parte un... le offerte. Allora, io in realtà Tutte parlando con degli, fare, amici, eh. con degli amici che hanno delle agenzie che comunque affittano. Eh, agenzie immobiliari mi hanno detto che queste attività partono da gennaio-febbraio perché c'è una fase di accreditamento dell'affittuario, cioè di colui no, che ma, affitta e di colui tutta, che fa ma il no, manoma. Più che altro tutte queste operazioni per che bisogna fare per capire cose. se è una truffa ci vuole tempo. Sì, ma so. anche perché voi, sinceramente, o decidete di la dea fortuna, la dea bendata ci buttiamo, paghiamo e se va bene va bene io non lo farei allora, per nessuno io non va ci male. vado ma se ci vado vengo da te a fare tutte sì, tutto cose. Queste... ti telefono come faccio spesso <ride> sulle vabbè, questioni iniziamo facciamo <ride> che mi fai questo facciamo favore? un breve briefing tutti quanti Però e si vediamo poi si potrebbe organizzare come attività una volta ah, a sì. settimana un incontro così ognuno arriva con, no? con mille problemi scopriamo un po se stiamo registrando le lettere del giorno dopo più che i problemi semplici controlli allora più che comunque sono come se Sono no a parte i contatti, ho comprato gli occhiali mi hanno dato la fregatura e lì uno risolve no, tutto questo le delle prime due righe lo fate in 30 secondi quello delle immagini scaricate l'immagine andate su google cliccate su immagini trascinate l'immagine dal vostro desktop a google immagine lo fate in altri 30 secondi e già lì avete un bel panorama il feedback o lo vedete sul, filo, sul, scusate, sul sito se un sito famoso, se il sito non è famoso mettete su Google il nome del sito, spazio, opinioni o commenti e avete delle informazioni. E già questi sono degli input importanti. Li abbiamo un po' di strumenti per controllare, quindi a maggior ragione... Altra cosa, fatevi telefonare con una scusa. Cioè, fatevi che non siate sempre voi a chiamare quel numero, ah. che voi metterete su Google e verificherete quel numero a chi è collegato, ma fatevi anche chiamare per vedere se vi chiama con lo stesso numero. Perché a volte vi, voi chiamate su un numero, che tra, potrebbe essere un numero anche di cellulare con un rindirizzamento ad un altro numero, ma poi quando vi chiamano non vi possono chiamare quel numero, ma vi chiamano da un altro numero ancora. Scusa, la scusa qual è per farsi chiamare? Ti ho chiamato dall'ufficio, perfetto, ma già il fatto che i numeri non combaciano, scusate, ma se a voi vi chiama da un cellulare, perché non vi deve richiamare da quel cellulare? Poi abbiamo l'abitudine che subito andiamo a mettere affitto mare estate 2016, quello che è. Quindi già il numero che non compace, verificherei. Poi scusate, se vi richiama da un altro numero e vi dice che è in Sardegna piuttosto che in Sicilia, ma il numero risulta o un numero europeo o un prefisso di Milano, scusi, lei sta al lavoro dove? A Milano. La casa me l'ha fitta in Sardegna, sul cellulare non mi chiama. Sono piccoli indizi che cominciano a mettere in dubbio quello che è la credibilità dell'annuncio stesso. E ultima cosa, sperando che non vi debba capitare. Intanto, salvatevi tutte le comunicazioni, la corrispondenza, la posta elettronica. Eh, se dovessero esserci comunicazioni tramite WhatsApp, salvate le schermate di WhatsApp. A perché comunque fanno documentazione. B perché se poi avviene una truffa, saranno tutti i documenti che fornirete agli organi eh, di vigilanza, di controllo, dai carabinieri della Polizia di Stato, o della sezione della Polizia delle comunicazioni. In modo da poter in qualche maniera bloccare quello che è questa truffa. Quindi, un po' di consigli li abbiamo dati. State attenti perché. Grazie per i tuoi consigli che spero i telespettatori vorranno seguire. Ciao Carlo, lo speriamo anche noi, Carlo, perché sì, piano, eh, guardate, una le truffe sono da, davvero, poi sì, insomma, non solo in questo settore, all'ordine del giorno le truffe telematiche, per cui eh, state attenti. Da quando mi sono iscritta alla Camera di Commercio mi arrivano richieste saggio pagamento di importi da 70 a 300 euro per fantomatiche richieste di tasse. Se leggi... Sì, sì, Bene, si tratta di abbonamenti, tratta servizi di abbonamenti web, scone, a servizi no. web, sai niente? Hai suggerimenti? Allora, mi sono iscritto alla Camera di Commercio. Allora, distinguiamo una cosa importante: Queste sulle Camere di Commercio ci sono passato e abbiamo affrontato prima problemi in caso C'è la Camera di Commercio, anche nota come Camera di Commercio dell'Industria e dell'Agricoltura, CIA, CCIAA, che è l'ente camerale sì. preposto a tenere il registro delle imprese, ente istituzionale e così via. Che è la Camera di Commercio, poi senti, senti. Fui contattato tanto tempo fa, devo dire, e quindi abbiamo proprio noi internamente delle, dei, dei, con, dei controlli, insomma, per delle verifiche, dalle Camere di Commercio, che non è la Camera di Commercio, ma era le Camere di Commercio, che era un'associazione che poi era sotto ad una società, eh, tra l'altro una SRL, credo, non mi ricordo comunque italiana, la quale ci inviava una rivista e questa rivista andava in abbonamento. Dicendo questa è la rivista della Camera di Commercio e quindi eh, poiché lei è iscritto ci piacerebbe eh, che possa utilizzarla, le può tornare molto utile poi sai per i nostri iscritti a volte ci possono essere dei vantaggi, quindi loro giocavano molto sul fatto la Camera di Commercio è anticamerare, le Camere di Commercio che non c'entrava assolutamente nulla con l'ente l'anticamerare. Poiché lei è iscritto, sapete, tante volte parlando, sì perché buongiorno siamo delle Camere di Commercio, ma ha detto Camere o mi ha detto Camera. Ho detto la o le. Le o la. E quindi qualche volta eh. uno dice, vabbè, la Camera di Commercio, dai, quanti 80 euro, perché non siamo arrivati a Baggio di 300, a Baggio di 80, 100 euro, vabbè dai, va là, la no, Camera di All Commercio, insomma certo. abbiamo dei rapporti, tante volte fai delle, degli estratti, le, li conosci, perché poi si comincia ad avere questi uffici, come tutti gli uffici territoriali, un rapporto personale e così via. Quando mi arrivò il plico, che era in contrassegno il pagamento, vidi le camere di commercio, che non c'entrava assolutamente nulla con la ca l'ente camerale. Quindi anche lì si gioca, è una truffa che si faceva telefonica e oggi si fanno tramite mail, su cui si giocava sulle, sulle sfumature del nome, ehm, eh, il singolare e il plurale, ma è a mio avviso una truffa in quanto siamo sul borderline. Cioè, siamo a dal mio punto di vista la reputo una truffa, nel senso che da come si presenta sembra che sia la Camera di Commercio, quindi c'è già una credibilità che viene attribuita. Per quello che mi riguardava a quei tempi non so se esiste ancora, però quando dissi guardate perché mi io non accetta il pacco, mi richiama di... È successo questo da cui fece partire tutto, fatto, scusi buongiorno, ma lei, voi mi avete inviato una rivista ma non è la Camera di Commercio, visto che si tratta delle Camere di... Non fece in tempo a finire la telefonata e mi Andata chiusero il telefono. il telefono. E allora lì un pochino bisogna starci attento. Verificate perché veramente oggi anche internet purtroppo ha aperto un ventaglio di truffe ora stiamo parlando delle case vacanze ma quando ne abbiamo dette tra virus tra l'altro eh, non so se abbiamo qualche minuto ma vi un'altra sì, sì. truffa eh, sulla procura della Repubblica di qualche giorno che è stata attuata anzi ciò che ci siamo la diciamo tutte vi trovo anche l'immagine eccola qua eh, mi sono invecchiato anche io no, eccola qua non me lo dire eh, che cosa è questa? vi, vi arriva un'email di questo tipo Data 27 maggio 2015 e vi dice che è inviata per la presentazione di persona sottoposta ad indagine, la presente per comunicarle che il suo patrimonio immobiliare, così come il suo conto corrente bancario, verranno, so verranno posti in arresto con l'accusa di mancato pagamento delle imposte e concorso in riciclaggio in denaro ad effetto della causa. bla 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 L'arresto ah, entra in vigore no? dal 27 5 2007. Avete scritto mai che vi arrestano e ve lo dico, no? Scusate. Mi chiami, guarda, stiamo, dopo domani ci sei perché ti veniamo, ti veniamo ad arrestare. Ad arresta. Davvero Vabbè. arrivano queste mail? Non solo arrivano queste mail, questa è una truffa documentata che mi ero ripromesso di portare qui. La cosa bella, mi ha chiamato un'amica di un'azienda con cui collaboriamo, mi ha detto: scusami, dice, mare, ti posso una cosa, fatta? ci mancherebbe. Mi ha chiamato una persona che non conosco e dice che dal mio indirizzo email è arrivata questa cosa della procura della Repubblica ma io non che c'entro la Repubblica non abbiamo fatto niente ma forse qualche tassa da pagare quindi si era creato anche gli undub che cosa era? in realtà era un'attività di phishing cioè, vi ricordavo l'attività di phishing è come dire pescare in mezzo al gruppo chi ci capita lo tiro fuori sempre con una truffa quindi con qualcosa, vi ricordate? le mail delle Banco Posta, le mail dell'Unicredit le mail dell'Intesa tutte le mail finte dove chiedono login e password di carattere bancario creditizio in maniera che voi mettete Login e password rubano i dati, stesso discorso qui, hanno preso delle mail che probabilmente hanno trovato su internet, che poi sono le mail, non la mia mail, la sua mail, comunque girano su internet, o qualche duno che era nostro amico si è preso un virus, la sua rubrica è stata sparata, quindi a tutti quanti, perché se, uno, se Dorotea si prende un virus e la sua rubrica viene utilizzata, è ovvio che mi arriverà a me un'email da Dorotea, gli do una credibilità di più, maggiore, me ma l'ha inviata Dorotea. E' come se Dorotea mi invia un email e mi dice Procura, procuratore della Repubblica, presso il Tribunale ordinario, bla bla, le veniamo a fare un arresto. È ovvio che io dico, vabbè, è una, una truffa, ma chi non è del settore o chi non è esperto, chi ha supagno, ha mille cose. Ma una persona conosciuta, un amico, un amico. Si spaventa, dice spaventi, che succede? Sì. Che non succede? Ovviamente c'era un allegato in cui si diceva di aprire l'allegato per vedere tutta la documentazione. E l'allegato che cos'era? Era poiché qui non c'era login e password, era un virus che aveva l'obiettivo di bloccare la macchina o criptare parte dei dati o contestualmente rubarvi delle informazioni personali. Quindi anche in questo caso, vedete, una truffa documentata come procura della Repubblica. Questa mia amica mi dice ma c'è Maria, ma com'è possibile? Anche a me sono arrivati bollettini che richiedevano pagamento apparentemente della Camera di Commercio, ma erano effettivamente di una società. Nel napoletano. Esatto, quindi ci ritroviamo come potete vedere in contesti molto cioè, molto ma in questi molto, casi, molto scusa, Mare, bisogna ignorarli, punto, cioè finisci Ignorarli. Se, se, se avete voglia di perderci tempo, perché ve lo dico, si tratta a volte di perderci allora, tempo. Allora, Totò e Nino Taranto, in un noto <ride> film Maestri di truffe e raggiri. Oggi invece, Internet ha molto meno di comiche. Purtroppo, molti, molti sprovveduti, sprovveduti abboccano. Tantissimi. Ovviamente, loro erano dei miti assoluti e le loro truffe erano troppo simpatiche. Sì, eh, queste invece, possiamo, quelle facevano ridere. Non, non ricorderò mai quando piante. è stato venduto alla Fontana di Trevenuto un film vai, di Totò. Queste sono, sono sigle che conosci tu. No, l'IWA non... per quello che mi viene adesso in mente è International Web Agency, nel senso che è un'associazione di agenzie web che definiscono gli standard, o un falso. soprattutto Molto, per chiedo. quanto riguarda eh, l'advertising, quindi le dimensioni dei banner, cioè una so è un'associazione che fa degli standard. Detta così mo agency vabbè, non è quella vabbè, detta così direi di no, che non è una mo la verifichiamo cosa nel frattempo. Però ci sono eh, delle di queste associazioni internazionali dove definiscono la libertà. Il mio nome però scusate, scusate, me. se vi sì. chiedono soldi no. Cioè non ci credete, perché volevo aggiungere un pezzettino prima. Eh, se io volessi scrivere un'email come tra virgolette matteo.renzichio Oggi purtroppo, poiché l'email non è un protocollo sicuro al 100%, potrei simulare un'email del genere e quindi qualcuno si vede veramente recapitare un'email di Matteo Renzi. Ovviamente se poi rispondiamo andrà tutt'altra parte, non va a chi l'ha creata ma andrà al vero proprietario, che potrebbe essere Matteo Renzi in quel caso. Però attenzione perché il mittente è facilmente, non serve un grande esperto per poter modificare il mittente e quindi risultare che il vostro mittente sia il governo o la procura ma poi nulla di tutto ciò. Se metto il mio nome e cognome di Google vengono fuori troppi dati personali miei. Come posso fare a finire? Come non si accada? può fare? Eh. Anche qui, innanzitutto, pensate problema, sempre se non... con la testa prima di mettere i vostri dati, perché vanno a finire. Cioè di metterli dove, per esempio. Per eh, fuori, guardate, per esempio, su una cosa che ultimamente è giusta, ma va ben regolamentata, e tante volte si richiede a. Uh, pubblicazione di curricula per la trasparenza eh, di qua, sì. sì, però poi nei curriculum ci sono tutti i nostri dati personali, quindi anche lì io incomincio a fare una versione web per la pubblicazione del curriculum dove ci sono alcuni dati mm. e altri dove ci sono altri dati perché sul curriculum c'era pure il cellulare, io ultimamente lo comincio a togliere il cellulare perché poi mi ritrovo il curriculum pubblicato col mio cellulare, col cellulare personale, non l'aziendale, mi dà sinceramente fastidio perché mi trovo le persone di ah ho trovato il suo numero su internet, quindi... Eh, anche questo a volte purtroppo devono essere degli strumenti che, obbligatori per legge, però attenti al date che mettete a questo punto dentro il curriculum. Chiaro. Per quanto riguarda il nostro amico, io sono molto sincero. Non è un problema di Google, è un problema dei siti dove sono presenti le informazioni. Mi è bello stamperare l'elenco dei siti a uno a uno chiedere la rimozione del dato. Perché la rimozione del dato, a meno che non sia un fatto di cronaca, e subentra determinate legislazioni in ambito giornalistico, dove lì è un po' più difficile, ma se ci sono dei dati ad esempio come può capitare avete partecipato a un qualcosa che oggi non esiste più avete presentato il curriculum ma oggi non serve più perché non, da 1, 2, 3 anni non Potete fate più parte di quello la rimozione, la cancellazione Chiaro. e lo farei per, singolarmente per ognuno in maniera tale che piano piano i miei dati online vengono in qualche maniera spurgati quindi veramente occorre fare attenzione fate un consiglio, incominciate a fare una versione del curriculum adatto per il web e una per cartacea che può servire in ambiti un pochino più consueti quando vedete i dati a uno a uno dei segnati, Google ripeto non può fare niente, non, molti entrano nel discorso del diritto all'oblio, qui non c'entra diritto all'oblio perché il diritto all'oblio è una cosa molto complessa e non, come potete vedere non riesce ancora a concretizzarsi, pensate voi a quello che volete pubblicare, meno dati pubblicati e più la vostra privacy e eh, la vostra tranquillità è riservata. Eh, Intanto volevo vedere una... Io stavo vedendo delle informazioni di servizio che mi sembravano interessanti, che non so se hai dimenticato comunque il programma che avevi preparato, non riusciamo a portarlo avanti tutto, però c'è un numero di telefono al sì, quale sì, non mm, bisogna assolutamente esatto. rispondere. Allora, l'IWA è l'Associazione internazionale Alla, per le professionalità IWA. Eh, se vi chiedo i soldi, si stanno, stanno facendo finta di essere l'IWA, io partirei da questo supposto, però è un'associazione internazionale, l'ho verificata proprio per non sbagliare, dove definiscono spesso gli stand. Tra l'altro c'è il sito IWA.it che è l'associazione internazionale per le professionalità nel web, quindi è proprio lo spirito è quello. Però ripeto, vi può arrivare un'email che sembra dell'Iwa e non lo è, che vi chiede i soldi. No, a questo punto chiamate l'Iwa e, e dite "Mi avete inviato un'email". No, perché possono girare alcuni servizi. Ma no, quella è un'altra cosa importante, perché c'è un numero di telefono sono stato chiamato pure io da una versione diversa da questo numero di telefono. 02 8088 6926. Allora, intanto 69 nel frattempo eh, ce lo scriviamo. Vedere, anzi, lo possiamo dire pure a Pietro se mi segue dalla regia, lo facciamo se sentire. Se no lo, lo scriviamo qua. 02 080-88-6927 80886927. Esatto. 0280886927. Tra breve lo vedremo um, scritto. Uh, è un numero al quale non bisogna assolutamente rispondere. Perché Gianmarino? Allora, perché da una serie di, 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 di controlli eh, che sono stati fatti online, quindi una serie di blog, di forum, sembra che questo numero quando vi chiama non risponda a nessuno. Eh, se richiamate il numero non esiste, ma soprattutto che quando chiamate a questo numero parrebbe, parrebbe che nel momento in cui vi chiamano vi scaricano dei costi dalla vostra Eccolo ricarica telefonica. Questo sembrerebbe bello: 080886927, numero... esatto. no a questo numero. Quindi, se lei. vi chiama questo numero, siccome si sono trovati utenti che questo numero hanno visto 3-4 chiamate in un giorno, hanno richiamato e dicevano che non esiste. Nel momento in cui hanno risposto non, non si sentiva nessun rumore, ma hanno visto scaricarsi una piccola quota del loro credito della ricarica telefonica. Nel dubbio, io parto sempre al principio nel dubbio, su internet, nella vita in genere, su internet bisogna a mio avviso avere più paura che eh, essere audaci a volte, eh, non rispondete, evitate. Allora buongiorno, per Windows 10 basta Windows Defender da solo come antivirus? Io sinceramente ci ho montato anche un secondo antivirus, anche se Windows Defender è cresciuto tantissimo, la versione dell'antivirus di Microsoft già all'interno del sistema operativo, però io un secondo antivirus ce l'ho messo, di quelli casomai per, per, per uso personale in forma gratuita, da Avira ad AVG, ci sono i vari Avast e così via, sono tutti buoni, però io un secondo antivirus sinceramente ce l'ho messo, anche perché adesso i secondi antivirus hanno anche dei firewall un pochino più potenti di controllo, Scelte. Potrebbe bastare però, come dire, <ride> c'è cioè, chi fa le fondamenta, una volta si diceva col ferro da 12, col ferro mm. da 20, non so, di, delle sciocchezze. Io tra le due me le farei col ferro da 20, un po' più un solido, po più però solida, anche sì. se basta 12. Perfetto, aggiunto numero alla, alla lista, lista nera. nera, avete fatto benissimo. Ve lo dico perché, perché chiamano e appunto sembra questo scarico del credito, ma di più, di più, di più. Quando vi vedete i numeri strani, c'erano dei previsti 071, 091 ultimamente che chiamavano, 3-4 eh, volte in una giornata, anche lì, dove ci sono degli operatori dei call center non aggressivi. Di più, dove ci sono delle politiche proprio di aggressione ai confronti dell'utente. Quando dico, guardi, noi le propria un'offerta, ho fatto, guardi, la ringrazio, mi interessa. Ma lei come fa a dire non mi interessa se ancora non l'ha sentito? Guardi, sinceramente, ho il mio fornitore, operatore, quello che sia, ma lei mi deve stare a sentire. Allora lei non vuole risparmiare quindi, quindi a lei non gli le interessa risparmiare. Scusi, ma fatto, guardi, sinceramente una cosa? Posso... Basta chiudere, cioè eh, non allora, stare nemmeno ma a Ma sono ascoltare. così bravi a fare un engagement, eh. tecnicamente lo chiamiamo noi l'engagement nell'ambito del social media marketing, una cosa positiva. In questo caso di coinvolgere una sorta di discussione che alla fine diventano aggressivi. Cosa si fa in questi casi? Vi posso dare un consiglio, Quando vi arriva un numero da una ag, non un numero aggressivo perché non sappiamo, però che vi chiama spesso, che è un numero in cui dite non sapete chi è, chi non è. C'è una cosa bellissima. Mettetelo su Google. Se voi mettete questo numero su Google, vi escono una marea di opinioni negative. Se mettete questi numeri che vi arrivano vedrete che vi rispondono, ris vi appaiono dei messaggi. Non rispondere. Non rispondere. Col sender dell'azienda Y piuttosto che dell'azienda Z. Tra l'altro, grazie a Dio, molte aziende nel settore energetico che le utilizzavano si sono fermate perché hanno visto i loro nomi, perché sono società terze, che poi fanno servizi di, di call center ai grandi brand, nell'ambito dell'energia, molte società si sono fermate perché c'era il nome della società XYZ, basta, non li voglio più sentire. Quindi ci si rovina anche l'immagine aziendale nel dare a volte a dei call center troppo aggressivi. Ma voi mettete il numero su internet e vedete i commenti. Poi vi ricordo c'è il registro delle opposizioni, www.registro-delle-opposizioni.it Andate lì sopra, vediamo qua, abbiamo anche una schermata del registro di opposizione, eccola qua, la carichiamo. Andate sul registro di opposizione, inserite il vostro numero di telefono, almeno quello di casa, quello dell'ufficio se non volete scocciature. Ricordate che ci sono 50 tipologie di metodi area abbonato per poter comunicare quello che sono, eccolo qua via web, via telefono, via raccomandata, via fax, via email per poter fare. dire che il vostro numero se inserito nel registro non vi possono chiamare. Altra cosa importante, ehm, eh, altra cosa importante. Vedete la vecchiaia. Ah, quando vi chiama la vecchiaia sì, ah, quando chiamano? La mi chiamano? <ride> Vabbè, no, non rispondo al commento di Dorotea, che insomma, lasciamo perdere. Ha <ride> fatto un complimento oltre al colore e alla bellezza, ma ha risposto male. Di Dorotea, sarà che mi...". <ride> io sono un po' acida, lo sai. Oh, <ride> io ringrazio per i, per io i ringrazio complimenti io ringrazio la società ma che prende lo chi... yogurt di prima mattina. Vorrei avere un po' anche io perché a volte sono troppo simpatico. Almeno scendo un pochino. A proposito di yogurt di, no, no, yogurt, di persone acide ce ne stava. Tu la purtroppo, <ride> sei sfortunato. Questa non <ride> so, <ride> c'è lo yogurt di qua, ma ce n'abbiamo uno ancora più acido dietro le telecamere ci sta ricordando che stiamo un po' sforando sì, con il eh, tempo, ci sta facendo dei messaggi proprio eh. aggressivi. <ride> non è un stiamo un po' sforando. Per, per cui io, eh. quasi Stalker sì, eh, cyber sì, al limite, cyberbullismo. Sì. No, l'unica cosa che vi volevo dire l'ultima: che a volte e poi chiudo, premetto a Pietro: chiudo piedero, eh, quando vi chiamano? Eh, a volte si è interessati ad ascoltare delle offerte commerciali, perché qualche volta pure a me ci sono delle offerte commerciali che mi interessano, ma non tutte. Chiedete, vorrei non essere più disturbato. Loro, l'abbiamo detto già altre volte, vi rispondono, vi dovete iscrivere al registro delle opposizioni. No, io non voglio più essere disturbato da voi, non voglio che non, venga, non sia più disturbato da tutti gli altri. Quindi, e la legge vi dà il diritto, la legge sulla privacy mi dice come devo contattarvi per far rimuovere il mio numero dalla vostra banca dati, premesso che non ricordo quando l'ho inserito, via email... No. Io non so se questo orologio <ride> si vede anche in diretta, Siete. ma oramai ci ha messo anche la lancetta via mail, addosso. Via Peck! l'abbiamo basta. Eh, eh, o via raccomandata, eh. ditelo perché okay. casomai da quegli operatori non volete più essere disturbati. Ho finito, finito. Cioè, non abbiamo finito, ma ho finito. Ho capito, spontaneamente. Ho finito prossima Grazie, settimana. Cioè. Ci vediamo un altro paio di consigli sulle esatto, agenzie su, e su come sui poterle, consigli per per andare all'aeroporto. E il volo succede anche questo. Okay. Buona giornata Grazie, a tutti, Gianmaria. andiamo in pubblicità e poi conosciamo i. Nuovo sindaco di Bellante. Eccoci di nuovo insieme, saluto e ringrazio il neoeletto sindaco di Bellante Giovanni Melchiorre, Buongiorno, buongiorno. benvenuto, sindaco. Intanto complimenti per la vittoria elettorale. Grazie. Eh, L'avvocato, perché lei è avvocato nella vita, 45enne di Bellante, è stato eletto ehm, alle ultime elezioni con il 50,43% dei consensi. Erano tre le liste mm. in Lizza, vero? Sì. Tanto come tre. ha preso questa vittoria, se l'aspettava? L'ho presa, la sto ancora metabolizzando, met metabolizzando e l'ho presa, presa bene naturalmente perché contavamo di vincere, contavamo di vincere, abbiamo messo su una lista bella giovane, rinnovata e naturalmente avevamo contro anche eh, dei, vecchi, 90, dei vecchi... pezzi da 90 della politica dell'antenna. Esattamente. esattamente. Su, ne cito uno, chiavetta perché proprio eh, sono almeno. Plurico sì, credo esattamente. Che sia nella... Conosciuto anche a livello provinciale sì. naturalmente, è stato sindaco per 18 anni, quindi avevo davvero dei pezzi, de de delle persone molto dure no, con cui scontrarmi, però ce l'abbiamo fatta. È la sua prima esperienza in politica sindacale? No, io sono, sono vecchio anch'io in politica, nonostante la mia ancora... Se posso dire Beh, giovane no, età. 45 anni diciamolo proprio, giovane età. Sì, eh, insomma, eh, io ho iniziato a 26 anni, la prima volta sono entrato in comune, sono stato assessore. Ah, intanto diciamo subito che lei è espressione di una lista civica, perché nei piccoli centri sono tutte le liste civiche quelle che si presentano. Cioè. Però eh, è una lista di chiamiamola così di centro-sinistra, anche se qui arrivano gli auguri da Forza Italia, da Futuro In, poi magari Ma ci spiegherà anche da gli apparentamenti. Sì. <ride> no, al di là del lei fatto. Lei del che... PD è? Io sono del PD, sono un dirigente del PD, sono stato sempre un dirigente del PD da quando il PD è nato. Eh, sì, si, tratta, si è trattata di una lista civica, ma una lista civica che ha in sé anche tante sensibilità diverse rispetto a quelle che, insomma, che, che esprime il Partito Democratico. Abbiamo avuto dei consiglieri, abbiamo anche dei consiglieri eletti che fanno riferimento per esempio a Rifondazione Comunista. Proprio alla sinistra-sinistra, sinistra-sinistra abbiamo anche delle sensibilità che fanno riferimento ad espressioni del centro-destra. L'anomalia di Bellante, almeno secondo il mio punto di vista, è che rispetto agli altri comuni dove si è votato, ma non solo ehm, in, in provincia di Teramo, ehm, è che il, il sindaco uscente, espressione del centro-sinistra, dunque la coalizione che ha vinto di nuovo, ha deciso di non candidarsi per il secondo mandato. Normalmente succede, insomma. <coughs> che il sì. sindaco uscente decida di andare avanti per un altro mandato. Nel caso di, di Pietro non è stato così. Non è stato però così, Però lei ma... ha lasciato un testimone, insomma. Un testimone... Lei, diciamo, possiamo dire che è la, una sorta di prosecuzione no, della... Credo lei abbia un programma magari anche diverso, però <coughs> politicamente prosegue nell'azione amministrativa del centro-sinistra. Certamente. Bellato. Certamente prosegue nell'azione nell amministrativa di Di Pietro, ma mh, lui stesso intanto lo ha detto. Non è stata la sua una scelta politica ma una scelta di natura personale dovuta al fatto che negli ultimi cinque anni si è speso molto per, per il nostro comune, per l'amministrazione del nostro comune, lo ha fatto in maniera seria e responsabile. Naturalmente eh, ha deciso per questioni personali, familiari, lavorative di non Dare altri cinque anni, diciamo di non togliere altri cinque anni a se stesso e alla sua famiglia, ha fatto un passo indietro manifestando anche una umiltà no? uh, rispetto, alla, mh, i, i, rispetto a ciò che invece solitamente avviene, cioè al, all'attaccamento a certi posti, a certe posizioni prese. Quindi, allora, prima l'ho interrotta mentre lei ci ricordava quella che è stata la sua, tra virgolette, carriera politica e amministrativa. Mm. Ci diceva che a 26 anni si è candidato ed è stato assessore? Sono stato assessore sotto mh, la sindacatura di Nando Angeloni, eh, sempre abbellante, diciamo, abbellante naturalmente. E, e, e lì ho avuto incarichi nell'ambito della pubblica istruzione e della cultura per circa nove anni. Poi e mi sono diritti. preso un periodo di riposo, naturalmente. Cioè, da assessore per nove anni ha, è uscito direttamente... Cioè sono uscito io, dalla... sì. Esattamente, per sono uscito in realtà... Soltanto. Sì, esattamente. Sono stato sempre, naturalmente, come dire, è, mi sono sempre occupato di politica, sono stato dentro il mio partito. E adesso c'è questa nuova esperienza che mi attende, che è un'esperienza che io sento molto, molto impegnativa, però insomma... Chi la c'è a candidarsi? Guardi, intanto la mia, ehm, diciamo, la mia candidatura nasce all'interno del mio partito, del Partito Democratico, eh, devo, diciamo, dove peraltro insomma, ci sono stati anche dei problemi inizialmente, ma devo dare atto in particolare, penso, a, a due persone che hanno creduto in me sin dal primo momento, che sono e Sindaco Mario Di Pietro, eh, che diciamo, ha manifestato la sua volontà di dare continuità anche alla sua azione amministrativa e anche alla serietà della sua azione amministrativa attraverso diciamo, il coinvolgimento diretto della, della mia persona e anche a, a Renzo Di Sabatino, che oltre ad essere un amico, insomma evidentemente apprezza anche il le mie presidente doti il presidente della provincia che è di Bellante, ex sindaco di Bellante che, è di Bellante, tanto che mi ha sostenuto mettendosi Sabatino. anche in discussione personalmente in una situazione in cui insomma non era facile per lui qualche, magari se ci vuole parlare anche poi Passiamo al programma elettorale, agli apparentamenti. l'altro c'è una curiosità perché ieri intervistando a proposito di sostegno anche da chi di centrosinistra non è, no? stamattina eh, leggevo sulla città Vincent Fanini, benedice anche la vittoria di eh, Melchiorre Fanini è il coordinatore di Forza Italia a livello certo. eh, provinciale. Ieri in una nostra intervista Paolo Gatti, mh, consigliere regionale di Forza Italia ma esponente di futuro <coughs> presente anche con delle liste a Roseto, eh, non solo faceva gli auguri ma ricordava che nel sua lista c'è cioè una donna. Pare che questa sia stata l'elezione delle donne, insomma. Tante donne si sono affermate bene. Eh, a Bellante l'Esplorata ha fatto una donna con oltre 500 voti, certo. se non ho capito male. Sì, certo, certo. Vabbè, lei sa che intanto in questa situazione in cui c'era il voto, diciamo, eh, congiunto sì. no? tra, tra però, la doppia insomma, preferenza, per però, certamente voti. Teresa di Berardino ha avuto un ottimo, un ottimo risultato. Ma insomma. Lei è veramente un'espressione del territorio e quindi ha avuto voti diciamo, che travalicano anche l'appartenenza politica. E, ma naturalmente, io sono il primo ad essere contento. Io, con lei, tra l'altro, ho un'amicizia personale eh, importante, quindi sono contento e so che sarà sicuramente una risorsa importante per, eh, per noi. Dicevamo, tanto per dare anche qualche dato personale, visto che è nuovo, a Bellante la conoscono ovviamente, certo. non è un grandissimo centro. Ci dicevo che è già stato amministratore, ma per farsi conoscere anche da chi certo. ci ascolta e chi ci segue in questo momento, avvocato, 45 anni, qualche altro dato personale se vuole. Chi è? Giovanni Melchiorre, ma guardi, io sono uno che insomma viene da una, da una famiglia sana, sono contento, devo ringraziare per questo i miei genitori che mi hanno permesso di studiare serenamente. Diciamo di Bellante, Bellante, bellante Paese, Bellante Paese, sì. E, insomma, ho studiato, mi sono affermato modestamente diciamo, nella, nella mia professione. Eh, mi impegno molto, ho i miei hobby, insomma, eh, mi piace viaggiare, eh, mi piace andare in barca, eh, insomma, Adesso lo sai che facendo il sindaco... Adesso so che facendo il sindaco, in infatti rinunciare. già ho messo in vendita la mia quota di barca, perché eh. sicuramente insomma, riuscirò, riuscirò no, sto scherzando, <ride> ma insomma, so che questa um, sarà un'esperienza veramente impegnativa... Che toglierà anche molto tempo, sia al mio lavoro che alla mia, la mia famiglia, ma naturalmente. La mh, famiglia lo sa? Ci lo ho so. pensato bene prima di farlo, l'ho condivisa questa scelta con, con mia moglie e con mia figlia e, e loro sono contente e mi sostengono. Ha le donne dietro la sua famiglia? Ah, ho sono. delle donne <ride> che, mi, esattamente, che mi sostengono e senza le quali probabilmente non sarei qui neppure oggi. Allora, veniamo al programma elettorale. Le priorità per Melchiorre Sindaco, quali sono per Bellante? Ma noi abbiamo parlato di bellezza in campagna elettorale, bellezza perché intendiamo riscoprire la bellezza del, del nostro territorio, del, del nostro paese, a partire dai centri storici che molto soffrono, non soltanto Bellante naturalmente, ma molto si soffre in questo periodo. E dai centri storici vorremmo ripartire per dare, diciamo, anche in una nuova vocazione turistica al nostro paese, quindi pensiamo di impegnarci molto su questo, so che avremo bisogno di tanti soldi e io insomma, e conto di andare a bussare a molte porte. Mi scusi? La nota dolente delle amministrazioni in questo momento. È la è nota del dolente soldi. delle amministrazioni, però mh, io penso che anche con tanto coraggio sono riuscito a mettere su una squadra che ha tante potenzialità da esprimere sotto questo profilo e quindi contiamo di portare dei soldi da fuori, perché dentro naturalmente non ci sono, per, per fare delle, delle cose buone. Per quanto riguarda l'aggiunta, è presto? Oppure accordi? so, accordi guardi. Pre è presto, guardi. Io. Idee, no, Già no guardi, non c'è stato In nessun tanto, accordo. quali sono i tempi, mi scusi, sindaco, nel Ma vostro i, caso? I tempi, guardi, io adesso, mh, siccome non sono scaramantico, mh, non pe, penso, ah, no, 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 pe, penso di, eh, di convocare il primo consiglio comunale per venerdì 17. E, mh, e io sono come lei, non sono per scaramantico. Quella, esattamente. Per Qualcuno me l'ha sconsigliato, ma io insomma, penso di andare avanti su questo, su questo aspetto. Tra esattamente tra dieci giorni? Sì, e per quella data penso di riuscire a portare anche, anche una giunta. buona squadra di giunta. Quanti assessori ci saranno? Quattro assessori. Quattro assessori sì. Più il sindaco, più il sindaco. Quindi, la domanda insomma. sorge spontanea. La, la, la consigliera, insomma. Sì, consigliera, perché comunque è stata eletta consigliera, che ha preso tutti quei voti. Ma sicuramente avrà, avrà uno spazio, io adesso non, non so non di, quale, di quale natura, ma sicuramente quei voti vanno, vanno rispettati, vanno anche incoraggiati e vanno spesi anche sul territorio. Quindi io comunque penso che Teresa abbia tutte le carte in regola per poter spendersi adesso in quale ruolo è veramente ancora prematura. Certo. Per, ehm, per tornare al programma, eh, la priorità ovviamente lei ci ha detto che è quella di reperire fondi dall'esterno perché internamente non ce ne sono. Eh, cosa ha funzionato, cosa non ha funzionato, cosa riprenderà, cosa non riprenderà dall'esperienza di Pietro? Ma, le dicevo prima, eh, il sindaco di Pietro si è trovato ad amministrare in una situazione veramente difficile, eh, in, in una situazione in cui c'è stata una delle più grandi crisi economiche, penso, del, degli ultimi 50-60 anni e quindi ha fatto tanto, ha fatto anche forse troppo o meglio più di quello che avrebbe potuto fare mm, io so che i conti del comune sono a posto quindi penso anche di poter agevolarmi rispetto al lavoro che è stato fatto mm, precedentemente e certamente conto di, mm, eh, di avere la, la stessa serietà nell'amministrare di Mario Di Pietro eh, cercheremo di spendere le nostre risorse più giovani e, e anche di, avva, di avvalerci della maggiore coesione della lista. Eh, uscita fuori dalle elezioni, una domanda tecnica, um, è periodo di approvazione di bilanci nei comuni. Nel certo. vostro caso è già, <coughs> è già stato approvato, è già stato approvato, è già stato approvato. Sì. Dunque, non avete nemmeno la. Non abbiamo nemmeno il problema di, damole, della, di dover della, approvare bilancio il che, bilancio. Certo. Che giust eh, giustamente è stato già approvato, perché comunque non sarebbe un bilancio suo, voglio dire. No, anche non è un poi. bilancio mio, però immagino non, non, non è ancora perfettamente contezza, ma immagino che insomma l'amministrazione uscente abbia fatto un, un buon lavoro e abbia fatto certamente il massimo di quanto si potesse fare. Per quanto riguarda la cultura, visto che lei ci ha detto che è stata assessora alla sì. cultura a Bellante, tra l'altro, eh, ma lo, lo dico perché riceviamo spessissimo no, inviti a manifestazioni certo. che si svolgono a Bellante, da un punto di vista culturale delle iniziative è piuttosto... Mh... È piuttosto viva. Viva, sì, sì. questo va detto. Sì. Lo è sempre stata, negli ultimi anni ci sono delle manifestazioni davvero importanti, c'è i pattoni in arte per, sì. per dirne una, che è ormai è un'iniziativa che mh, viene da lontano ed è un'iniziativa che mh, porta a Bellante tanti turisti, anche da fuori provincia. E noi contiamo, io naturalmente conto di portarla avanti, se posso prendermi un piccolo merito la prima edizione di Ripattoli in Arte è stata organizzata grazie ad una intuizione di un nostro concittadino che oggi non c'è più, che è il professor Nicola Sorgentone, eh, che all'epoca in cui io ero assessore alla cultura nell'ultimo anno del venne mio assessorato venne a propormi e noi iniziamo a lavorarci, ma poi naturalmente questa iniziativa fu lanciata da, dall'allora sindaco Renzo Di Sabatino ed è stata portata fino. Fino alla dimensione attuale dall'amministrazione dall di Pietro. E veniamo invece alle polemiche elettorali, no? anche mm. se oramai le elezioni hanno decretato il vincitore, nel vostro caso non ci sono ballottaggi, insomma, ehm, è tutto finito. Certamente. Però c'è stato uno scontro anche da un punto di vista delle polemiche piuttosto duro, soprattutto con la lista. Capeggiata sì. e capitanata da Egno Chiavetta. No, io, io ho dato atto Siete a... Siete stati accusati di aver avuto, di de 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 avere degli apparentamenti col centrodestra, però ripeto, insomma, gli auguri di Paolo Gatti e quelli di Fanini. Certo, Magari ci sono stati no, degli incontri trasversali? No, guardi, io le, le posso dire che mh, io non ho davvero incontrato uh, nessuno, nessun apparentamento. So eh, e sapevo anche prima, ma non ne abbiamo fatto segreto, che ci sono delle sensibilità diverse rispetto a quelle espresse dalla sinistra storica Bellante e dalla centrosinistra eh, nella mia lista elettorale, che sono state anche premiate per la scelta che hanno fatto: e, e Teresa Di Berardino, ma anche Giovanni Pompizzi sono due consiglieri eletti e eh, che appunto hanno delle sensibilità diverse dalle mie. Ma io ritengo questo un arricchimento piuttosto che un, un ostacolo ad una buona amministrazione e conto di sfruttare queste risorse naturalmente. Poi eh, io penso che le polemiche siano tipiche di ogni campagna elettorale. Mi spiace che mentre da parte per esempio di Patrizia Terzili dei 5 Stelle si è potuti portare avanti, si è voluto portare avanti una campagna elettorale basata sui contenuti e anche sul rispetto personale che spero lei ritenga reciproco, e con altri questo non è stato possibile, ci sono stati diciamo, anche degli interventi che sono sfociati sul personale che mi hanno diciamo, abbastanza infastidito, se posso utilizzare questo termine, ma rispetto ai quali poi i cittadini di Bellante hanno dimostrato di votare con la testa piuttosto che con la pancia, quindi penso che alla fine, come dire, la ragione ha avuto il sopravvento. Archiviata dunque la campagna sì, elettorale, le polemiche elettorali, i scontri elettorali, che lei che eh, insomma, in politica certo, da certo. un po' sapeva forse a cosa stava andando no. incontro quando ha deciso di candidarsi. Ma non c'è dubbio, <ride> dubbio, le polemiche elettorali sono finite domenica sera, io sono lieto di questo perché adesso c'è tanto lavoro da fare. E tanto lavoro da fare ce l'ho io, ma ce l'ha anche eh, l'opposizione. Tanto c'è un messaggio eh, di auguri per lei. Sindaco, lei mi sembra abbia una faccia pulita, le faccio un grande in bocca al lupo per il suo mandato, lo dice Carlo. Eh, io ri ringrazio molto Carlo. Complimenti eh. per la barca. Non conosce le limitazioni di chi non arriva a fine mese. E eh beh, sindaco. Vabbè, eh, diciamo che sindaco comunque co fa l'avvocato e penso che chi ha un... Sì. Un lavoro, se magari guadagna un pochettino di più, i soldi li utilizza come vuole, sì, credo. Sì, no, eh. io naturalmente... Anche se c'è tanta gente, ma questo è un dato di fatto, insomma, che... Guardi, in una, delle, mese non ci arriva, una, davvero, una eh. delle priorità del nostro programma elettorale e, e sarà certamente la priorità eh, principale, diciamo, del mio, del mio, della mia esperienza di governo a Bellante, e il lavoro, io ne ho parlato tanto, noi veniamo da un periodo gravissimo in cui il nostro, la, la nostra zona industriale è ridotta praticamente al lumicino. Eh, conto di ripartire dal lavoro perché eh, so che comunque c'è tanta gente che non arriva a fine mese. Questo naturalmente non significa nulla per quanto riguarda le mie diciamo, possibilità personali, ma questo può essere un motivo... Ma poi la sensibilità di una persona, credo, ma non parlo di lei, parlo in generale, non si misura in base ai soldi che ha in tasca, insomma, cioè le sensibilità... No, oltretutto guardi... Se ci sono, guardi, ci sono, se non ci sono... No, oltretutto io, proprio perché, <ride> mh, insomma, quei pochi che ho li spendo e quindi non ne, ho, ne ho sempre pochi, <ride> però, eh, però penso che bisogna poi come dire, distinguere la, la volontà e la capacità di un sindaco di portare avanti una politica anche fatta di, eh, di attenzione ai disagi. Eh, noi abbiamo tanta attenzione ai disagi sociali e eh, sicuramente eh, quella dell'attenzione al disagio sociale sarà una delle nostre priorità. Altri settori, scuola vabbè, sociale lo abbiamo detto, io vengo da Qualche una... anticipazione di noi per la nuova giunta di Bellante? Io ci ho provato a chiedere qualcosa, no. ma il sindaco è abbottonatissimo. Abbiamo no, no, scoperto vale. che forse non abbiamo capito bene se avrà un assessorato, se avrà delle deleghe, un riconoscimento alla donna che ha avuto più di 500 voti eh, ci sarà, immagino. Ipotizzo, e lei però è libero di non rispondere, che probabilmente sarà un assessore, insomma, anche perché insomma, una donna in giunta è obbligatoria per legge. Nel vostro sì, caso, sì, quante? Sì. una? No, ma noi forse avremo eh. il problema opposto: nel senso che avremo pochi uomini. Ah, vero beh. che c'è il sindaco, ma però insomma. Però qualche anticipazione. No, niente. guardi, ma io non sono in grado davvero di dare anticipazioni dei nomi anche perché lei mi ha precettato per stamattina. Se magari mi avesse chiamato la prossima settimana avrei avuto qualcosa in più da dire. Però stamattina a casa volevamo no, conoscere, ma certo. poi magari sul, sui nomi, insomma, sull'aggiunta. No, ci guardi, si si, sicuramente ci saranno dei riconoscimenti per chi ha avuto più consenso, ma io penso che questo mh, stia nell'ordine delle cose, eh, mh, ma anche. Diciamo la Giunta, io conto di formarla anche rispetto alle capacità personali di ciascuno di offrire il proprio contributo in determinati settori. Quindi farò una, un ragionamento di questo genere, non lo farò da solo. Eh, Pensa eh, di avere degli incontri da qui a venerdì. Sicuramente. L'insediamento ufficiale, il giuramento, insomma, la, la parte Allora la proclamazione c'è già stata. C'è già, stata è, già sì. stata, è stata fatta diciamo, dal presidente della sezione elettorale. L'insediamento? Sì, esattamente. Il venerdì, Consiglio Comunale 17. venerdì. Adesso io le ho dato questa data. Di indicativamente indicativamente. Conto di farcela. Dunque, una serie di riunioni, ovviamente ri, un po' di riposo per smaltire la. Eh, non riesco purtroppo, ancora non riesco a riposarmi, riposarmi però adesso mh, cercherò nei prossimi giorni, magari però nel fine lei settimana. Lei ha la forza dell'adrenalina della vittoria. Certamente. Che ovviamente regge e sostiene anche nei momenti di stanchezza, perché immagino certo, che una certo, campagna certo. elettorale, poi una tornata elettorale. Le, lo, lo spoglio c'è stato di notte poi in questa circostanza. Lo spoglio c'è stato poi, di notte, momento, ma venivamo anche da un periodo molto turistico che è stato quello della formazione della lista elettorale eh certo. per cui insomma eh, sono Elezioni ormai addormentate, che... però eh, Ma penso... Bellante ha un nuovo... Ha un... avrebbe avuto comunque un nuovo sindaco perché, come abbiamo detto, non il sindaco dubbio. uscente non si era non si è ricandidato. Certo. Per cui eh, vuole aggiungere qualcosa prima di salutarci? Questo era un incontro più conoscitivo che certo. no, di natura politica. No, eh, io vi, politica. vi ringrazio, ringrazio soprattutto per l'attenzione prestata non tanto a me quanto a Bellante, al mio paese che eh, spero diciamo, di, di ricambiare, naturalmente sarete i benvenuti a tutte le iniziative. Lei che, non si preoccupi che la disturberemo che, spesso. Perfetto, <ride> perfetto, io me lo aspetto <ride> mh, perché comunque penso di dare anche tanta visibilità al mio territorio. Grazie, grazie, grazie a lei. Giovanni Melchiore, che è il nuovo sindaco di Bellante, grazie. grazie per aver accettato il nostro invito e grazie per averlo fatto anche con il, con il garbo che ha dimostrato. Buona giornata e soprattutto in bocca al lupo per questa nuova avventura. Viva il lupo, grazie mille. Grazie, grazie a lei. Grazie anche a voi per l'attenzione e prima di tutto torna domani mattina con Serena Suriani. Arrivederci.